per X Factor. Allora, sono Virginia Raggi, io mi occupo delle commissioni cultura, politiche sociali e della salute e scuola. In più sono nella commissione delle lette e nella commissione Roma Capitale. Marcello direi che ha fatto un elenco, insomma, abbastanza ampio, un po' di tutto quello che abbiamo fatto, quindi magari io non mi soffermo troppo sul contenuto, insomma, poi si può leggere anche su internet, sul forum. E ovviamente questo è un impegno che noi ci prendiamo, quello di cercare di pubblicizzare al massimo su tutti i nostri canali la nostra attività, perché il nostro scopo è stato quello di portare dei cittadini all'interno delle istituzioni in modo da realizzare quella che per noi è la partecipazione alla vita democratica, una partecipazione diretta, e allo stesso tempo dobbiamo fare informazione, dobbiamo fare trasparenza. Quindi da un lato noi ci impegniamo, lo facciamo, ma possiamo sicuramente migliorare. Ci impegniamo a fare trasparenza pubblicizzando al massimo tutto quello che facciamo, tutto quello di cui veniamo a conoscenza. Dall'altro chiediamo a tutti di partecipare e di non mollare mai. Il fatto che, come diceva Daniele, noi siamo 33 in comune è un dato fantastico, però in realtà in tutte le assemblee siamo sempre la sparuta minoranza, questo è evidente. Il che significa anche che nonostante noi presentiamo mozioni, anche proposte di delibera che le altre forze politiche ritengono interessanti, di fatto ce le bocciano. Noi quasi tutte le mozioni che presentiamo ci dicono: belle, ma perché non la ritirate e ci lavoriamo insieme? Questo è praticamente il loro leitmotiv. Poi ovviamente questo non si fa, insomma, in pochissimi casi, come è stato per la proposta di delibera sull'istituzione del registro delle unioni civili, che era nel nostro programma. Altre forze politiche si sono aggregate, hanno presentato le loro proposte e noi, senza ritirare la nostra, che per noi quella era un'assicurazione, abbiamo accettato di lavorare congiuntamente su un testo che a nostro avviso, insomma, è un ottimo testo. Però rendiamoci conto che purtroppo molto spesso noi vedremo e tante porte chiudersi in faccia a noi. Questo però non deve essere un motivo di come dire, di scoraggiamento. Non ci dobbiamo scoraggiare, perché noi sappiamo che la nostra missione è quella di fare luce sulle loro inefficienze, sulle loro diciamo incongruità, volendo utilizzare un termine volutamente generico, sulle loro incapacità peraltro di realizzare l'interesse e il bene dei cittadini. Lo sappiamo, era la nostra missione, è la nostra missione, deve continuare ad esserlo, quindi supportateci anche se pensate che non stiamo andando bene. Non è così, stiamo andando benissimo, stiamo facendo un lavoro pazzesco, e tutte le volte che ovviamente ci chiuderanno una porta in faccia, noi continueremo a bussare, cercheremo di buttarne giù altre. Il fatto che ogni volta che siamo in consiglio noi riprendiamo con i nostri telefonini, e spesso i giornali peraltro riprendono i nostri video, per noi è, sì, giornali o anche Sky, cioè per noi è un motivo d'orgoglio, vuol dire che stiamo comunque realizzando un piccolo aspetto della trasparenza, e di fatti si incavolano tutti con noi: ah, voi sempre col telefonino? Sì, noi sempre col telefonino. Così facciamo vedere effettivamente che cosa fate, facciamo vedere effettivamente come realizzate l'interesse dei cittadini o come dite di farlo. Quindi questo è fondamentale. Tutte le volte in cui peraltro ritenete che non stiamo andando bene, fatecelo sapere, perché la direzione la stiamo costruendo insieme, è la primissima esperienza per tutti noi che siamo nelle istituzioni, voi che siete fuori, cioè dobbiamo agire, come dire, aggiustare il tiro via via che camminiamo, cercare di capire se la direzione è giusta, se possiamo migliorare, dobbiamo sempre migliorarci. Peraltro, oltre alle assemblee generali, che appunto prima facevamo con cadenza mensile e adesso abbiamo un po' sospeso, vi ricordo sempre che noi facciamo anche delle agorà, circa una volta al mese, anche due volte al mese, e le facciamo all'interno di tutti i municipi di Roma. Il municipio si organizza e ci invita, invitateci, noi veniamo stravolentieri a parlare di quello che facciamo con voi e con i cittadini. Facciamoci vedere, oltre agli infopoint, facciamo anche delle agorà nelle quali possiamo interagire direttamente con i cittadini, perché spesso vediamo i volti stupidi di queste persone, perché non si aspettano che dei politici possano parlare così alla pari con loro, come se noi fossimo chissà cosa, cioè siamo cittadini che vogliono portare le istanze ai cittadini nelle istituzioni, quindi il fatto che loro si possano rapportare direttamente con noi, per loro è una cosa fuori
fuori dal mondo, ecco, non deve diventare, cioè non deve essere una cosa fuori dal mondo, deve diventare il modo normale di fare politica, perché è questo quello che vogliamo. Vogliamo portare i cittadini e le loro richieste all'interno delle istituzioni. Quindi organizzate agora, organizzate, so che sono state organizzate le cene, io sono stata invitata a una cena di persone in parte del movimento e in parte no. Sono delle occasioni preziosissime che noi non dobbiamo gettare, che non dobbiamo lasciarci sfuggire. Ogni occasione di contatto per persone, anche che votano in maniera diversa, anche che la pensano in maniera diversa, non è importante. Ogni occasione di contatto e di scambio è fondamentale per riuscire a interagire con le persone. Quindi vi chiedo, insomma, di non essere timidi. Grazie a voi se siamo qui e grazie a voi se andiamo avanti. Quindi non siate timidi e mi raccomando, facciamoci conoscere, facciamo iniziative per farci conoscere.